Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi reagiamo a una canzone di Mashu Daibergen. È l'ultima, diciamo, canzone sua, When I've Got You, è il video ufficiale. Sono contento di vederlo, intanto perché vediamo una canzone recente. E poi vediamo una canzone appunto dove lui ha fatto la composizione, ha partecipato alla creazione di questo video e ha fatto un sacco di cose, insomma. Ha fatto molte cose lui di questo video che vediamo insieme. Ovviamente io lo interromperò spesso per fare un'analisi. Se voi volete vederlo completo, ovviamente lascerò il link in descrizione e cominciamo subito. Bellissimo. Questa scritta che abbiamo visto anche prima, vedete che stanno grondando sangue. È proprio un classico che mi ricorda in film dell'orrore degli anni 70. Anche tutte le inquadrature, la scena, la pioggia, il temporale. Tra l'altro, per darci questa idea anche di salto nel passato, hanno fatto un'altra operazione perché, e si vede come guardano perfettamente i dettagli, perché se sentite c'è questa canzone di operetta in sottofondo e si sente pure il rumore della puntina del vinile sul vinile che dà questo suono di fruscio, no? Classico. Quindi tutto ci riporta a qualcosa di un po' datato. Andiamo avanti. Bellissima la sceneggiatura, intanto all'inizio con la sua voce molto bassa, molto sospirata, dà molta emozione a questa parte, però a livello di scenografia è eccezionale, perché vediamo lui che sembra un vampiro, tutto nero, ambientazione classica appunto di questi castelli, il castello di Dracula, no? Ci ricorda. Lei invece si vedete la camicetta bianca e aveva in mano il candeliere con le luci accese, no? Con la fiamma. Cosa è successo? Lui qui, lei ha spento la fiamma, ha buttato via il candeliere, perché lei stava cercando, è stata accompagnata in questa villa, stava cercando di osservarlo, no? Di illuminarlo per guardarlo meglio. Ma mi sembra ci sia una sorta di metafora qui, tra la luce e l'ombra, perché leggendo il testo parla di una persona che si sente sola, si sente incatenata, che non può superare una certa barriera, però l'arrivo di una donna può dare la possibilità
di pensare di poter superare questa barriera. Qui immagino che sia, in questo caso, hanno giocato sull'ombra e la luce, dove lei con la camicetta bianca rappresenta la luce, lui ovviamente rappresenta l'ombra. Ed è una metafora molto importante per l'essere umano questa, perché l'ombra e la luce sono sempre insieme. Non esiste l'ombra se non ci fosse la luce, non esisterebbe la luce senza ombra. Ma allo stesso tempo le due non possono coesistere. Cioè, se uno si avvicina come ha fatto lei con la luce per illuminare l'ombra, l'ombra sparisce. Quindi i due sono legati, ombra e luce, ma non possono coesistere. Che metafora. Quindi lei, mi sembra di capire il messaggio, se vuole andare a scoprire com'è lui e rendersi conto di com'è l'ombra, deve in qualche modo sporcarsi le mani, cioè deve rinunciare a un po' di luce, deve diventare lei stessa un po' ombra, no? Questo mi sembra il messaggio di questa sceneggiatura. Sono veramente molto meticolosi, bellissima questa cosa. Andiamo avanti. Mamma mia, quante parole ha detto in una frase sola. Non solo ha detto tante parole, dimostrando chiaramente una buona capacità di inglese, ma ha fatto anche tante variazioni musicali in quelle tante parole, creando un effetto ovviamente bellissimo, come avete sentito, che non è per niente facile. Ottimo. Allora, nella prima parte di questa voce molto bassa, molto graffiante, avete visto come sicuramente hanno aggiunto delle altre sue voci, sempre fatte da lui, per aumentare l'effetto, diciamo, grottesco, no, della voce. Al tempo stesso, visivamente, ci ha dato la stessa sensazione, perché mentre la voce sembrava una voce polifonica, cioè di diverse voci, tutte basse, che cantano assieme, sempre la sua, ovviamente. Allo stesso tempo vediamo queste braccia che spuntano dietro di lui come se lui fosse una persona multiforme, no? Un essere, un personaggio multiforme. Bello anche questo. But when I come home to your sweet love, you're my slice of heaven. I got my right or die in my arms all night. Not gonna Bellissimo questo acuto che appunto che solo lui è in grado di fare questi passaggi, saltare un acuto così alto rispetto alla frase precedente, senza sbagliare nulla, ovviamente. Ottimo. Piccolo appunto, avete visto lei come è stata come posseduta, no? Prima aveva i capelli raccolti, si sono sciolti, quindi è entrata in qualche modo a far parte dell'ombra, quindi della comitiva di Dimash. Ma è rimasta sempre con la camicia bianca, quindi è rimasta comunque luce. Quindi c'è questa specie di inizio di contatto tra i due. Secondo me è quello che hanno voluto mostrarci nel video. Andiamo avanti.
Cosa un attimo, altra piccola chicca che hanno fatto, proprio perché sono evidentemente perfezionisti, hanno sincronizzato l'ultima parte dell'assolo di chitarra con i lampi, che vediamo, le vediamo se riusciamo a riprenderli. Guardate, osservate. Vedete che i lampi diventano frenetici quando è frenetico il plettro della chitarra che fa l'assolo, eccetera, seguendo questo mood. Bellissimo anche questo effetto, che comunque inconsciamente a noi crea una sorta di emozione, una sorta di coinvolgimento ed un movimento nel video che però percepiamo normalmente solo inconsciamente. Andiamo avanti. Sì, non c'è il riflesso, quindi lui è veramente un vampiro in questa rappresentazione. Poi avete visto l'immagine di questa porta, sembra una porta al neon, che a volte è bianca, a volte rossa, cioè azzurra rossa, quindi che è una porta che secondo me anche lì sta a significare il confine tra la luce e l'ombra, cioè tra il bene e il male, tra il chiaro e l'oscuro, ovviamente. Ottimo, andiamo avanti. Mistero dietro all'intervista esclusiva, prima intervista fatta di Q, di Mashku Dibergen, da una sconosciuta giornalista. Che bello. Bellissimo, un po' come se lei avesse vissuto tutta questa cosa adesso che è passata, come fosse stato un sogno, no? Da cui si sveglia e ha queste immagini un po' non del tutto razionali. Bellissimo, bellissimo video. Ovviamente la voce di Dimash la conosciamo. Ottimo, ottimo in questo caso, ci ha fatto vedere come può diventare tranquillamente una canzone pop nel vero senso della parola, perché questa musica, questa canzone non ha nulla da invidiare. Quello che sentiamo normalmente per radio, anzi, è molto, tra virgolette, è decisamente migliore di tante cose che sentiamo in TV. Il video perfetto. Ho visto nei credits che Dimash ha appunto fatto tante cose, oltre a comporre la musica, anche nel cast, nella scelta del casting del video e tutta, e anche nella direzione stessa della progettazione di questo video. Ci ha messo il suo zampino, ovviamente, quindi non sempre un artista fa tutte queste cose, no? Di solito delega e basta. Quindi ottimo lavoro, grazie di avermi consigliato questo video. È diciamo il video più recente che vedo di Dimash, sono molto contento. Nei commenti comunque ditemi la vostra, consigliatemi altre sue canzoni o di altri artisti. Ovviamente iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!